Non si spegne l'eco del successo del romanzo storico Nel segno dei padri, la storia di amicizia epistolare tra Guglielmina Roncigli, figlia di uno dei 40 martiri di Gubbio, e Peter Staudacher, figlio dell'ufficiale medico tedesco ucciso in un bar del centro cittadino, la cui morte provocò la più cruenta rappresaglia del periodo dell'occupazione nazista in Umbria. Il libro di Giacomo Marinelli Andreoli, edito da Marsilio e giunto alla seconda ristampa, continua infatti a ricevere attestati e riconoscimenti anche al di fuori dei confini regionali. L'ultima vetrina domenica scorsa al Teatro Malatesta di Montefiore Conca, sulle suggestive colline del Montefeltro, da cui si ammira il panorama della Riviera Romagnola. La rassegna era il premio letterario internazionale Montefiore, che ogni anno seleziona alcune tra le pubblicazioni di maggiore successo e intensità, a livello nazionale non solo, con una giuria presieduta dal candidato premio Nobel per la pace Hafez Haidar, scrittore e docente libanese. A vincere il primo premio ex aequo il bestseller di Andrea Scanzi, giornalista de Il Fatto Quotidiano e scrittore Renzusconi, divenuto anche una piece teatrale, in cima al podio insieme al fortunato testo E lo chiamerai destino di Marco Tullio Barboni. Ma c'è stato spazio anche per Nel segno dei padri, che ha ottenuto il primo premio della giuria critica, con una motivazione di particolare rilievo. Allora, libro straordinariamente importante, Nel segno dei padri, che dà veramente una lezione di vita su quello che è l'odio, che può essere mitigato dall'amore, che può riportare la pace. Dà un messaggio universale che in questi tempi di cinismo becero e spietato è veramente un qualcosa di importante. Prego. Grazie. Mi ha affascinato, io me lo sono detto tu. Sono lusingato di questo giudizio. La storia, ci pensavo venendo, proprio arrivando qui a Montefiore, ascoltavo per radio la celebrazione di questa mattina a Marzabotto. La storia in realtà è ambientata in Umbria, dove nel giugno del 44 ci fu una strage nazista, la più grave in Umbria nel periodo dell'occupazione, ma la storia in realtà è ambientata ai giorni nostri, perché quella strage nacque dall'uccisione di un ufficiale medico nazista in un bar. 60 anni dopo il figlio di questo ufficiale torna in Umbria, torna a Gubbio, e lo fa per la prima volta perché nel frattempo è vissuto in Germania dell'Est e non ha saputo nulla dei particolari di questa strage. Lascia una breve scritta perché rimane sconvolto, sapendo che 40 persone erano state uccise a causa del padre, e se ne va. La figlia di uno dei 40 martiri, così sono denominati, la strage dei 40 martiri del giugno del 44, si mette alla ricerca di questo signore dopo aver letto le poche righe che aveva lasciato scritto. Lo rintraccio dopo qualche mese e inizia una corrispondenza, un'amicizia epistolare di una straordinaria intensità, che dura per 8 anni. 8 anni perché purtroppo questa signora viene a mancare per una malattia improvvisa. Io racconto questa storia perché ho avuto la fortuna di ricevere intorno questo scambio appunto di lettere, perché mi occupai da giornalista di questa vicenda. Ho realizzato il mio primo romanzo su questo, ma ovviamente è fondato su una storia vera, e Nel segno dei padri perché i figli di questi padri, divisi teoricamente da una guerra, in realtà si sono poi rincontrati 70 anni dopo e hanno lasciato un'impronta piccola, periferica, nella piccola Umbria, ma di grandissimo valore. Di grandissimo valore. Vi ha partecipato. Guardiamo un attimo la presentazione. Uno straordinario romanzo storico che unisce solidarietà, civiltà e perdono, mettendo in luce ricchezze e miserie umane, ma soprattutto lasciando un grande messaggio di pace e di amore universale per le generazioni future. Allora, la Donanna premia. Nel corso della cerimonia sono intervenuti gli stessi vincitori del premio, con Scanzi che ha preannunciato l'imminente uscita di un nuovo libro, Salvi Maio, ma anche nelle prossime settimane Nel segno dei padri e unitamente la vicenda legata alla storia narrata sullo sfondo dell'eccidio gubino sarà protagonista in altre importanti rassegne letterarie, prime fra tutte il premio Acquistoria, principale rassegna dedicata al romanzo storico, che sarà assegnato il 20 ottobre ad Acqui Termi in Piemonte, nel quale il libro di Marinelli Andreoli è stato selezionato fra i 6 finalisti assoluti. Nella stessa serata Ternis ne parlerà nell'ambito di Umbria Libri nel contesto del concorso Fulgineamente 2018.